Il suo nome è Fragili Rive ed è l'installazione artistica, omaggio al fiume Po, posizionata sotto il soffitto della Galleria 25 Aprile, inaugurata questa mattina, che si inserisce in un progetto di abbellimento di questo luogo tanto caro ai cremonesi. Questa installazione artistica fa parte di un progetto del distretto urbano del commercio che andava a evidenziare quelli che sono i percorsi dello shopping della città, partendo dalle porte fino ad arrivare nel centro storico, e le gallerie fanno parte di questo progetto. Sto parlando di Galleria Kennedy, di Galleria del Corso e adesso di Galleria 25 Aprile. Quindi questa installazione artistica oltretutto è importantissima perché ricorda il legame intenso che la città ha con il nostro fiume Po. A vostro giudizio, da questa installazione può ripartire la riqualifica di questo luogo? Ma la riqualifica di questo luogo è già partita dal momento che è abitata da negozi, bar, quindi è già abitata. L'opera dell'artista Ettore Favini, in particolare la scelta di posizionarla proprio sotto la rete Antipiccioni, ha diviso l'opinione pubblica. Secondo alcuni cittadini l'arte vince su tutto, mentre per altri si tratta di uno spreco di denaro, in questo caso 10.000 euro finanziati dal bando del distretto urbano del commercio. E i problemi delle gallerie cremonesi, come per esempio la sporcizia e i negozi chiusi, andrebbero affrontati in modo diverso. Non capisco tanto il perché di questo contesto, però perché non riempire la città con qualcosa di diverso, di innovativo? Se ha speso dei soldi per fare quella roba lì, facevano a meno di spenderli, vanno investiti in altre cose. Mi sembra più una scritta araba, onestamente. Siamo contenti che abbiamo migliorato almeno l'aspetto esteriore. C'è il maleducato che ti butta ancora la lattina in terra o la sporcizia nell'angolino e che ti fa impressione. Non trovo nessuna miglioria alla città. A me piace. E i soldi comunali del comune dovrebbero essere investiti in pulizia generale e marciapiedi. Uno spreco di risorse come era avvenuto per le onde blu apparse in corso Garibaldi, che poi vennero rimosse. Quelle facevano piangere, questo forse fa un po' ridere. Era proprio inutile, spesi i soldi buttati.